Il Mattino di Padova ha un suo Gronchi Rosa, un'edizione straordinaria, pubblicata in pochissime copie e mai uscita in edicola. È successo il 9 maggio 1978 in occasione dell'uccisione dell'onorevole Aldo Moro. Noi preparammo con molto impegno e molta fatica un'edizione straordinaria. Era anche un bel giornale, ricco di notizie. Io avevo fatto il servizio dalla piazza di Padova, in piazza dei Signori, le bandiere di tutti i partiti testimoniavano lo sdegno per l'assassinio. Solo che in tipografia, eravamo ancora non del tutto esperti, i macchinari vennero fatti partire a tutta velocità e la piegatrice, la macchina che piegava i giornali e li preparava per la spedizione, si inceppò, bloccando completamente, saltò addirittura, non era possibile ripararla e in pratica noi riuscimmo a pubblicare in tutto una 30-40 copie, che ovviamente adesso sono ricercatissime, chissà chi le ha. Io ne avevo una copia, onestamente non so dove sia finita.